Buonasera amiche e amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Alda, il romanzo di Giuseppe D'Ambrosio Angelillo che stiamo leggendo insieme un po' ogni giorno alla scoperta di quella che è un'Alda Merini inedita, come in questo caso in cui ci racconta un episodio della sua infanzia, un episodio in cui ha avuto delle visioni e la reazione di sua madre. È anche divertente nella sua drammaticità. Mia madre mi picchia in testa con la scopa. Che ho fatto? Ho la febbre, ne dico di tutti i colori. Parlo a Wanda, mia madre si mette a piangere e piango anch'io. Ma che è successo? La Wanda nel piano di sotto sale le scale, si mette in mezzo, ci divide. Ha le visioni, urla mia madre, intanto mi mena pure con l'ombrello. Si crede di essere Santa Rita sul Monte delle Solitudini, chissà che vede, delira, mi ucciderà questa pazza. Non ne combina da anni una giusta. Si è messa in testa di salvare tutta l'umanità con i suoi versi, vede Gesù Cristo, la Madonna, San Giuseppe, poveri noi. Vuole salvare l'umanità, ma noi ci getta nell'inferno. Io mi ritiro, dice Alda, mi ravvivo i capelli, non capisco. Stavo davanti allo specchio e ho visto l'Apocalisse, come San Giovanni. Ne avevo appena letto un passo ieri sera e forse sognavo ad occhi aperti, proprio davanti allo specchio. Mio padre chissà dove è andato. Sarà ancora al lavoro che batte a macchina i suoi documenti. Mai che sia qui a firmare un atto di liberazione da mia madre. Alda Merini accusa la madre di essere la persona più quadrata della famiglia, quella che maltollera più spesso tutti questi eccessi fantasiosi di Alda Merini, che comunque si allontanano dalla percezione comune e che sua madre non sa assolutamente affrontare, ed è per questo che si agita così tanto. È preoccupata. Mio fratello mi guarda sbigottito, prima me e poi nostra madre. Non capisce mai niente lui, beato che è, perché è fratello piccolo. Per dir la verità, però, sono sbigottita anch'io. E sono scocciata pure, perché io sono così, che c'è da sbraitare tanto? Mia madre è posseduta dal demone della perfezione. Vuole che tutto righi liscio e giusto, non tollera un filo di polvere sul piano della natura quotidiana. Spam. E qui Alda Merini è molto severa nei confronti della madre, ma è anche vero che spesso le madri possono incorrere in questa grandissima debolezza che è quella di aspirare ad avere dei figli che rasentino la perfezione e magari attribuire loro tante aspettative che avrebbero avuto per la loro stessa vita e che non sono riusciti a realizzare. E in questo caso la madre di Alda Merini, in linea con la cultura dell'epoca, si aspettava per lei una vita fatta di matrimonio, di figli, di cose quotidiane, mentre Alda Merini ambiva ad essere poetessa. Ma attenzione, non è che ambisse ad essere poetessa, in realtà lei si ritrova questo dono, come diremo tra poco, e non riesce a fare altro che seguirlo. Parlavo per conto mio, che c'è di strano? Anche Caterina da Siena lo faceva. A me dà le botte e mia madre si lamenta. Dice che sua figlia, cioè io, sarei la sua dannazione. Mia sorella non c'è, cicaleggia con i suoi morosi. È molto più furba lei di me. Non vuole mica diventare poetessa lei, ed eccolo qui. Ma il fatto è che manco io voglio diventare chissà chi. Voglio andare anch'io dietro ai miei morosi. Non sono mica d'accordo di fare la poetessa. Ma è una vocazione. Una voce interiore che dice va e io vado. La determinazione di Alda Merini, la fede cieca in questa cosa della poesia, che non sa come definire, ma sente in maniera intuitiva una affinità, una necessarietà della poesia nella sua vita. Tac, un'altra scopata in testa. Mia madre urla e urlo anch'io. La Wanda ha il suo bel da fare. Alla fine mia madre si rifugia in cucina, va a fare una pastina in brodo vegetale perché lei sfuria la sua rabbia così cucinando. Finalmente mi lascia in pace. Tu sei una gran matta, Alda, sbotta da dentro la cucina. Salti come una cagna con questa tua maledetta poesia, scapperai col primo venuto se vai avanti così. Io rimango zitta, torno allo specchio, vado a controllare bernoccoli, lividi. Per fortuna non c'è nulla, neanche mezzo graffio. Forse sono un artista. Forse no, forse non sono proprio nessuno. Beh, sono me stessa. Scrivo qualcosa, non so se avrò fortuna, ma ho della gran bufera nella mia anima, quello sì, e non so se quello è poesia. Poi dico alla Wanda, che ora ha la faccia da marziana con tutto quello che ci siamo dette io e mia madre, posso venire a dormire con tua figlia stasera? Quella mi guarda come se avessi detto uno sproposito. No, beh, mia figlia, che Dio la benedica, ha il letto troppo stretto, farfuglia. Ah beh, vorrà dire che andrò a fare una passeggiata fino alla darsena, dico, e rido. Poi aggiungo,
Sempre sulla sua faccia sbigottita, forse arriveranno i rivoluzionari francesi e taglieranno la testa a tutti i cretini. Lavanda fa: ah, madonnina mia benedetta, prende l'uscio di tutta fretta e scappa via, gambe levate. A domani, urla mia madre dalla cucina, a domani, se sono d'accordo i francesi, aggiungo io. Ma che dici, Alda? Forse non viene mamma domani, Lavanda. Ora che ci penso, domani sbarcano in Darsena gli americani. Sì, vengono a prendere tutti i bugiardi, li gonfiano d'aria e poi li buttano all'aria come tanti buffi palloncini, dico io. Alda, che dici, Niente, mamma. E sorrido e torno di nuovo allo specchio a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Ora, è divertente, ma immaginate voi che cosa possa aver provato la madre di Alda Merini, che di figli ne aveva avuti anche altri, e soltanto questa qui era uscita così. Che tipo di smarrimento, che senso di inadeguatezza. Commentate questo video, fateci sapere che cosa ne pensate, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, vi do appuntamento a domani e vi ricordo che per acquistare i biglietti per i nostri spettacoli potete collegarvi al sito www.aldamerinateatro.com. Ciao!